Salve a tutti e ben ritrovati. Questa mattina a Trapani, al centro polifunzionale di Via Salemi, l'inaugurazione del lab vaccinale. Era presente il presidente della regione, Nello Musumeci, nessun rappresentante invece dell'amministrazione comunale trapanese. Vediamo il servizio realizzato dal nostro direttore, Nicola Baldarotta. Con l'inaugurazione formale del Lab di Trapani si conclude l'operatività, insomma, degli hub in tutta la provincia di Trapani. Si è partiti da Palermo qualche giorno addietro ed oggi con Trapani, appunto, il piano di dislocazione dei centri vaccinali in tutta la regione siciliana è materialmente concluso. Il presidente Musumeci ha avuto parole di ringraziamento, insomma, doverosamente nei confronti di quanti si sono spesi, soprattutto a partire dalla Protezione Civile regionale e ovviamente le varie ASP delle nove province siciliane che si sono, appunto, per far sì che tutto ciò avvenisse in tempi rapidi. Una speranza, dice il presidente Musumeci, se oggi verrà certificato che il vaccino dell'AstraZeneca è assolutamente sicuro, ripartiremo in maniera massiccia con le vaccinazioni e chiederà assieme all'assessore Razza, queste sono parole del presidente Musumeci, a Roma di poter autorizzare la regione siciliana a dare il vaccino AstraZeneca a chiunque ne farà richiesta. Queste sono le proposte che ha lanciato oggi il presidente della regione siciliana. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dell'estate, quindi per i primi di settembre, a una vaccinazione di massa della regione siciliana. Nel frattempo Musumeci ha colto l'occasione della sua visita a Trapani per recarsi sempre in zona trapanese dove c'è un vecchio ospedale, l'ospedale Rocco La Russa, assolutamente dismesso, abbandonato, preda dei vandali. Beh, questo sopralluogo, dice Musumeci, servirà a farci decidere di utilizzarlo, laddove fosse possibile ovviamente, come centro direzionale degli uffici della regione. Questo è un altro obiettivo, dice Musumeci. Spendiamo troppi soldi per gli uffici regionali in tutta la Sicilia. La nostra intenzione è quella di dotare ogni capoluogo di un centro direzionale complessivo e, perché no, utilizzando appunto gli immobili che sono già della regione, come nel caso di Trapani, l'ospedale, il vecchio ospedale Rocco La Russa. Una cerimonia sentita, quella di stamattina qui a Trapani. È tutto, insomma, è buona salute a tutti. Tutti avvertiamo l'esigenza di uscire dal tunnel. Un grazie al direttore generale dell'ASP per avere perfettamente coordinato il lavoro con il direttore del dipartimento nostro di Protezione Civile, Salvo Cocina, che con i suoi funzionari e i suoi volontari ha allestito questo spazio, per il quale ringrazio l'amministrazione comunale, perché anche qui, come nelle altre città capoluogo, il comune ha messo a disposizione gli spazi in cui allestire il punto vaccini. Noi speriamo che oggi pomeriggio venga ufficializzata l'autorizzazione dell'Agenzia per il Farmaco a favore di AstraZeneca, una volta accertata la inesistenza di correlazione fra, purtroppo, le perdite umane degli ultimi giorni e la somministrazione del vaccino. Se così dovesse essere, se cioè dovesse tornare ad essere autorizzata l'AstraZeneca, noi potremmo davvero cominciare alla grande la campagna di vaccinazione. Anzi, con l'assessore Razza abbiamo pensato di dover proporre a Roma, per recuperare i giorni perduti e non certo per colpa delle regioni, di poter somministrare AstraZeneca a chi si accosta, a chi ne fa richiesta. Facciamo una pausa e poi torniamo con tutte le altre notizie. I vaccini per le persone estremamente vulnerabili, partite in Sicilia le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini anti-Covid per chi è affetto da determinate patologie. Droga, primo sequestro di Speed. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato un giovane di 17 anni per spaccio di stupefacenti. Si tratta di una metanfetamina molto potente. Lettera aperta del sindaco di Erice, presa di posizione di Daniela Toscano sul dibattito che riguarda i confini e le proposte di fusione dei comuni. La Granello scrive al sindaco Tranchida, la sindacalista della CGIL intervenuta sulla istituzione della Commissione per le pari opportunità al comune di Trapani.
Per il calcio, possibile cessione. Si riapre la trattativa tra il Dattilo e René De Picciotto, pronto a trasformare la società nel nuovo Trapani. Nell'approfondimento delle 14:20, le interviste realizzate questa mattina in occasione dell'inaugurazione del centro vaccinale, grazie al quale si accelereranno le procedure per la somministrazione per contrastare il coronavirus. Ben ritrovati al via in Sicilia le prenotazioni per le persone estremamente vulnerabili per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. In Sicilia sono già operativi i sistemi di prenotazione del vaccino anti-Covid per le persone estremamente vulnerabili. È scattata con alcune ore di anticipo rispetto al previsto, infatti, la nuova fase della campagna che complessivamente coinvolge circa 500.000 cittadini. Gli interessati, ai quali verrà somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech, sono tutte le persone affette da condizioni di danno d'organo preesistente o che, in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. Si tratta del secondo importante step su un target fragile. La Sicilia, infatti, già lo scorso 2 marzo ha avviato la campagna di somministrazione del vaccino sui disabili gravissimi e i loro caregiver. Le procedure di prenotazione sono analoghe a quelle già in atto in territorio regionale per altri target della campagna vaccinale. Si può infatti adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, o attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it. Oltre alla modalità online, è possibile utilizzare il numero verde dedicato 800 00 99 66, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi sabato e festivi. Inoltre, la registrazione è effettuabile anche attraverso i 687 sportelli Postamat e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane, che possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla categoria interessata. Nella campagna riservata alle persone estremamente vulnerabili, saranno particolarmente impegnati i medici di medicina generale, alla luce del protocollo siglato di recente dalla Regione Siciliana con i sindacati di categoria. Proprio per i soggetti affetti da obesità con BMI maggiore di 35 sarà possibile effettuare il vaccino contattando il proprio medico di medicina generale o inviando un'email alla propria ASP territorialmente competente. Per la provincia di Trapani l'indirizzo di posta elettronica è vaccinicovid@asptrapani.it. Ed è necessaria una comunicazione sanitaria più puntuale e precisa che sgomberi il campo dagli equivoci e sostenga la campagna vaccinale. Vediamo. Il Giornale di Sicilia e nei giorni scorsi il quotidiano La Repubblica hanno pubblicato articoli nei quali si legge che la Procura della Repubblica di Trapani ha escluso che vi sarebbero correlazioni tra la morte del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, 54 anni, e il vaccino AstraZeneca, che gli è stato inoculato 48 ore prima. Il risultato emergerebbe dall'autopsia sul corpo del militare, che sarebbe morto per infarto 48 ore dopo la somministrazione del vaccino. Gli stessi quotidiani però aggiungono che il procuratore Maurizio Agnello ha comunque disposto ulteriori accertamenti istologici. Di fatto i risultati dell'autopsia non sono stati ancora depositati. Tendenzialmente i numeri dimostrano che in Europa sono state inoculate milioni di dosi di AstraZeneca, con infinitesimali manifestazioni negative e ancor minori esiti infausti, la cui correlazione è ancora da dimostrare. Sarebbe stato interessante, per esempio, sapere dalle autopsie e quindi dalle procure che indagano sulle morti sospette se deve essere esclusa la sindrome ADE, Antibody Deep Dependent Enhancement. Si tratta di un'amplificazione infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi. Il fenomeno dell'ADE è conosciuto da tempo e la comunità scientifica afferma che non riguarda specificatamente i vaccini attualmente a disposizione per il Covid-19. Sarebbe tuttavia opportuno che una comunicazione specifica e più puntuale giungesse dalle autorità sanitarie per sgomberare le menti e i cuori dei cittadini più suggestionabili dalle paure che rischiano di vanificare l'adesione della campagna vaccinale. Nel prossimo servizio parliamo invece dell'andamento dei contagi in provincia di Trapani.
Sale, anche se di pochissimo, a 534 il numero degli accertati positivi in provincia di Trapani, con 50 persone in più rispetto a venerdì scorso che hanno contratto il virus SARS-CoV-2, un dato in linea con i rilevamenti degli ultimi 15 giorni. Le persone negativizzate o guarite che hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare obbligatorio sono 38. Non si sono registrati decessi nel fine settimana. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, i morti causati dalla malattia Covid-19 sono 256. Il totale delle persone guarite è 10.211. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti Covid sono 11. I tamponi molecolari somministrati dalle USCA per la ricerca epidemiologica 246, quelli rapidi per la ricerca dell'antigene sono 498. Nei comuni del Trapanese si registrano 14 nuovi positivi a Marsala, 4 a Mazara, 3 a Castellammare, 2 a Alcamo, 1 a Paceco. Stazionario a 34, invece il dato ad Erice. Diminuiscono infine di 5 unità i positivi a Valderice, che sono adesso 20. Dall'inizio della pandemia, nella nostra provincia, che conta circa 435.000 abitanti, sono state infettate dal virus SARS-CoV-2 circa 11.000 persone, con un indice di prevalenza dell'infezione del 2,52% della popolazione complessiva. Con 256 decessi complessivi, l'indice di letalità rispetto ai contagiati è del 2,32%. Passiamo alla cronaca. Per spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un minorenne in possesso di alcuni grammi di droga del tipo metanfetamina, nota come speed. Si tratta del primo ritrovamento di questo genere di droga molto potente. Un insolito andirivieni di persone, soprattutto di giovane età, anche a tarda sera dall'abitazione in cui viveva un 17enne, ha insospettito i carabinieri della stazione di Erice, facendo scattare la perquisizione. Sebbene il giovane, alla vista dei militari, avesse negato di essere in possesso di stupefacenti, l'infallibile fiuto del cane Ulisse ha individuato subito la pista giusta. Il pastore tedesco, infatti, che affianca l'attività del personale del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia, ha permesso ai carabinieri di trovare nascosto tra gli indumenti, all'interno di un cassetto di un armadio, un involucro di carta stagnola contenente circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina, comunemente chiamata speed. Si tratta del primo ritrovamento di questo genere di droga molto potente nella provincia di Trapani. Infatti da pochi grammi si possono ricavare numerose dosi che spesso vengono assunte da giovani disciolte in sostanze alcoliche. Quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre il giovane, anche in considerazione della tipologia di droga di cui era in possesso, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il centro di prima accoglienza Malaspina in attesa delle determinazioni della competente autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Pantelleria e della motovedetta Maronese hanno rintracciato un settantenne residente sull'isola di Pantelleria affetto da demenza senile che era scomparso nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno. Dopo una notte di ricerche ininterrotte, questa mattina i carabinieri hanno trovato l'anziano illeso, anche se molto confuso e disorientato, a diversi chilometri da casa. L'uomo infatti, mentre passeggiava da solo, aveva perso l'orientamento e non era più riuscito a far rientro nella sua abitazione. Adesso facciamo una pausa, tra poco. Lettera aperta del sindaco di Erice, presa di posizione di Daniela Toscano sul dibattito che riguarda i confini e le proposte di fusione dei comuni. La Granello scrive a Tranchida, la sindacalista della CGIL è intervenuta sulla istituzione della commissione per le pari opportunità del comune di Trapani. E poi per lo sport parleremo della trattativa che si riapre tra il Dattilo e René De Picciotto, ma parleremo anche della sconfitta della Pallacanestro Trapani. Ben ritrovati, la sindaca di Erice Daniela Toscano è intervenuta nel dibattito che si è riaperto sui nuovi confini, sulla necessità di dar vita a nuove identità territoriali. Nella sua lettera aperta la Toscano ha chiamato in causa il recente documento dell'ANCI del Sud inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi e ai Ministri Carfagna e Gelmini, che pone con forza e determinazione il vero nodo da sciogliere, quello di fare sistema, di avere un progetto unitario che possa,
e allo stesso tempo soddisfare le diverse esigenze territoriali. La sindaca ha evidenziato come la ripartizione delle risorse europee avverrà ad un livello sempre più alto, che richiederà anche capacità progettuali di sintesi sempre più complesse, che imporranno pianificazioni di aree per attrezzare sistemi territoriali convincenti in grado di determinare una crescita economica e sociale complessiva. Insomma, per la Toscana bisogna andare oltre la logica dei singoli territori, invitando ad alzare l'asticella del confronto, facendo un salto culturale, ragionando come area vasta. Ed anche se il progetto dei liberi consorzi dei comuni è stato ed è rimasto nel limbo, secondo la sindaca di Erice ci sarebbero elementi che potrebbero essere valorizzati e utilizzati al meglio, come ad esempio l'assemblea dei sindaci, da prendere in considerazione come una cabina di regia, come uno strumento operativo per presentarsi e per proporsi come territorio, come espressione di un'area vasta che ha un progetto unitario e condiviso. Una cabina di regia in grado di fare sintesi tra le sue professionalità e competenze. Perché il problema non è soltanto quello, tra l'altro sempre più impegnativo, di ottenere le risorse, ma anche l'altro non meno importante, di saper programmare per essere competitivi, ha rimarcato la Toscana, che ha anche colto delle contraddizioni sulle proposte finora in campo, a partire dal progetto di fusione dei comuni di Trapani ed Erice, non comprendendo perché in determinati settori vengano seguite le regole dell'area vasta, faccio come per esempio nel distretto turistico, nell'unione dei comuni e negli stessi tentativi in atto di allargare i servizi di alcune società partecipate, per poi, quando c'è da mettere tutto a sistema, andare a recuperare il concetto di confine più o meno utile. Insomma, per la Toscana è necessario andare oltre i confini, chiedendosi come sarà possibile partecipare al confronto sulla ripartizione delle risorse europee senza un'idea progettuale sistemica e augurandosi che presto si possa aprire un dibattito con un confronto serio e costruttivo in grado di coinvolgere tutte le rappresentanze sociali, sindacali, del mondo produttivo e delle professioni, che vada oltre le proposte ormai datate. Intanto il Comitato per la fusione dei comuni di Trapani ed Erice ha costituito i gruppi di lavoro e di studio per sostenere il progetto. Dritto per la sua strada, il Comitato per la fusione dei comuni di Trapani ed Erice è disponibile al confronto istituzionale, lo dimostra il primo incontro con i due presidenti dei consigli comunali di Trapani, Giuseppe Guaiana, e di Erice, Luigi Nacci. Rifugge però da ogni polemica e preferisce la concretezza delle azioni alla dialettica vuota di contenuti. In una nota diffusa stamani il Comitato comunica che per predisporre documenti sui quali avviare una discussione ampia e democratica che coinvolga in maniera consapevole le popolazioni dei due comuni sono stati creati 6 gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da un referente. Compito dei gruppi di lavoro, oltre alle analisi nel dettaglio dei costi, dei benefici, dei vantaggi, è anche quello di porre l'attenzione sulle criticità del progetto di fusione che emergeranno sia dal punto di vista generale della collettività, sia dal punto di vista dei singoli cittadini dei comuni di Trapani ed Erice. Il Comitato nel comunicato stampa assicura che ove vi fossero criticità nel progetto di fusione saranno poste in evidenza con assoluta imparzialità. I gruppi di lavoro sono così organizzati. Il gruppo giuridico studierà le implicazioni normative e amministrative della fusione. Il gruppo urbanistica e servizi a rete porrà l'attenzione sugli aspetti tecnici. Il gruppo di lavoro economico-finanziario avvierà l'analisi degli aspetti economico-amministrativi sia nel nuovo comune sia nelle refluenze per i singoli cittadini. Il gruppo cultura e tematiche sociali guarderà gli aspetti di più diretto impatto per i cittadini di Trapani ed Erice. Il gruppo socio-sanitario guarderà agli aspetti della tutela della salute. Infine il gruppo sport e turismo traccerà un quadro generale delle potenzialità dei comuni di Trapani ed Erice. Massimo riservo da parte del comitato sui referenti coordinatori dei 6 gruppi e sui componenti. Trapela solo che si tratta di solidi professionisti, alcuni dei quali delegati da organismi, associazioni e ordini professionali. Domenica alle 16.45 nella chiesa di Santa Maria del Gesù a Trapani verrà presentato il restauro del crocifisso del rito della discesa della croce. Gli interventi finanziati dal Lions Club di Trapani sono stati realizzati dalla Partenope Restauri con la sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali. L'antico crocifisso, opera in cartapesta di un anonimo scultore siciliano collocabile tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, è oggetto di
di una forte devozione popolare. Dopo lo spostamento presso la chiesa di San Domenico per i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria di Gesù, ritorna nella sua sede storica, dove il prossimo Venerdì Santo alle 12 si terrà il rito della discesa della croce. Antonella Granello, componente della segreteria della CGIL con delega alle pari opportunità e alle politiche di genere, ha inviato una nota al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, all'assessore alle pari opportunità Andrea Napatti e al presidente del consiglio comunale Peppe Guaiana. Il servizio. Al centro della lettera c'è il regolamento della commissione per le pari opportunità tra uomini e donne del comune di Trapani. Nella sua nota ai vertici dell'esecutivo di Palazzo Dalì e dell'assemblea di Palazzo Cavarretta, Antonella Granello si sofferma sull'esigenza di un cambiamento politico e culturale, dicendosi certa che questa commissione dovrebbe essere composta da sole donne come la sua presidenza, promuovendo così la soggettività e la responsabilità femminile all'interno di uno spazio politico al fine di formulare progetti e soluzioni da confrontare in tutti gli altri luoghi e momenti della politica e dell'amministrazione cittadina. La sindacalista della CGIL ha poi evidenziato come le pari opportunità tra uomo e donna non siano un fine a sé stante, ma debbano passare trasversalmente in tutti gli ambiti settoriali del programma di governo della comunità e del territorio. E per attuare questa trasversalità è necessario assumere non un testo regolamentare che vuole accontentare tutti, ma un vero strumento quale organo consultivo e di proposta che ha la responsabilità di operare in attuazione dei principi di parità contenuti nella Costituzione italiana e sulla base delle indicazioni impartite con la disposizione numero 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legislazione nazionale e regionale in materia. Ottimi ascolti anche per la seconda puntata di Macari, la fiction prodotta dalla Palomar che va in onda su Rai 1. La soddisfazione del sindaco di San Vitolo Capo, Giuseppe Peraino, per una serie TV che sta dando grande visibilità al territorio, raccontando tutta la sua bellezza. Sindaco, promozione eccezionale con questa miniserie TV Macari. Il comune di San Vito, ma un po' tutto il territorio trapanese, ne esce benissimo e si legge proprio sulla sua faccia il sorriso e l'orgoglio. Sì, effettivamente sono strafelice come sindaco di questa bellissima comunità San Vitolo Capo, ma credo come cittadino di questa provincia, perché la scelta di Palomar, che ringrazio ancora per aver portato nei nostri territori questa fiction, è una scelta oculata da parte nostra, delle amministrazioni che l'abbiamo in qualche maniera supportato, intelligente, perché anche attraverso il cinema si può fare promozione. I telespettatori, 6 milioni e 7 la prima serata, 6 milioni e 2 ieri sera, dimostrano che milioni di persone hanno modo di vedere le bellezze naturali, ma anche di poter gustare virtualmente, ci auguriamo presto anche fisicamente, venendo dalla nostra terra, le bellezze anche enogastronomiche di questa nostra meravigliosa provincia di Trapani. L'immagine che viene proiettata è quella della bellezza di questi territori. Venendo in provincia di Trapani, oltre alle bellezze, troveranno anche la bellezza di noi trapanesi, che riusciamo a dare quel senso di appartenenza e di amicizia che è tipica di noi trapanesi. La programmazione di oggi sulla nostra emittente: alle 15.15 e alle 23 trasmetteremo l'incontro di Serie B di pallamano maschile Scicli Rosolino, alle 20.30 spazio al calcio con il match di Serie D Biancavilla Dattilo. Vi ricordo il nostro sito telesudweb.it, diamo uno sguardo al meteo e poi noi ci ritroviamo con lo sport. Per oggi pomeriggio è previsto cielo sereno con vento da ovest e mare poco mosso. Le temperature saranno comprese fra gli 11 e i 13 gradi. In serata previsto cielo nuvoloso con piogge modeste e vento di scirocco. Il mare sarà poco mosso e le temperature rimarranno stabili sugli 11 gradi. Per domani mattina è previsto cielo nuvoloso con piogge consistenti e mare molto mosso. Il vento soffierà da sud-ovest e le temperature rimarranno stabili sui 12 gradi. Per domani pomeriggio è previsto cielo nuvoloso con piogge modeste e mare molto mosso. I venti soffieranno da nord-ovest e le temperature saranno comprese fra i 10 e i 12 gradi.
Sconfitta per la 2B contro il Trapani, che ha perso il confronto contro Mantova con il punteggio finale di 75-64. Si ferma quindi a 4 la striscia di vittorie consecutive dei Granata, che comunque sono riusciti a mantenere la differenza canestri della partita d'andata. Un match in cui la Pallacanestro Trapani aveva avuto un buon approccio, trovando anche il vantaggio in doppia cifra. Nel terzo quarto gli uomini di coach Daniele Parente hanno faticato a trovare la via del canestro, perdendo così poi l'incontro. Tra i singoli, 4 granate in doppia cifra con Corbett, Miller, Palermo e Mollura, ma le percentuali offensive sono state poco produttive. Passiamo al calcio, si riapre la trattativa tra il Dattilo e René De Picciotto, pronto a trasformare la società nel nuovo Trapani. Intanto i biancoverdi vengono premiati dall'Ussi Sicilia. Il servizio di Federico Tarantino. Dattilo De Picciotto, un binomio ritornato in auge dopo 5 mesi dalla prima trattativa poi non conclusa dalle parti. Un'operazione che adesso sembra riprendere vita con il Dattilo, pronto a collaborare con le realtà che vogliono investire nel calcio a Trapani. Bisogna ritornare indietro di 5 mesi per la trattativa che poteva vedere un cambio al vertice della società biancoverde della Serie D. René De Picciotto era pronto ad acquistare il Dattilo per trasformarlo nel nuovo Trapani, ma l'operazione, a detta dell'imprenditore Giazio, azionista di maggioranza del Lecce, fallì perché l'attuale proprietà cambiò gli accordi economici già raggiunti. Adesso le parti si sono riavvicinate con colloqui fitti che potrebbero portare ad un sorprendente acquisto del Dattilo da parte di René De Picciotto, con successivo cambio di denominazione in Trapani. Chiaro quindi che ci sarebbe il rischio di ritrovarsi con due realtà, il Dattilo divenuto Trapani ed il Trapani derivante dall'avviso pubblico. Altra ipotesi potrebbe portare anche ad un avviso pubblico deserto, così come un nuovo fallimento della trattativa De Picciotto-Dattilo, dinamiche che presto saranno certamente più chiare. Intanto i biancoverdi, nella persona del proprio presidente Michele Mazzara, verranno premiati dall'Ussi Sicilia con il premio dell'anno intitolato al compianto giornalista Mario Vannini, un riconoscimento giunto dopo la promozione del 2020 in Serie D e motivato dall'Associazione dei giornalisti sportivi per via dei risultati raggiunti, che rappresentano un motivo di orgoglio e vanto per tutti i siciliani. Ben ritrovati nel nostro approfondimento di oggi. Torniamo a parlare dell'inaugurazione al centro polifunzionale di via Salemi a Trapani del lab vaccinale e vi proponiamo le altre interviste realizzate dal nostro direttore Nicola Baldarotta. Beh, doppia notizia, non solo l'inaugurazione del centro vaccinale, quindi di questo hub, ma soprattutto e sopralluogo all'ospedale Rocco La Russa, direttore. Sì, il presidente della regione ha assunto questa iniziativa che ha illustrato lui pubblicamente, che è quella di vedere il patrimonio immobiliare degli enti pubblici da utilizzare per uffici pubblici. Penso che sia una grande notizia per il territorio. Oggi faremo un sopralluogo esplorativo. Per quanto riguarda il centro hub, un grande successo obiettivamente, soprattutto per la tempistica e per l'organizzazione. Complimenti. Grazie, il merito non è solamente dell'ASP, il merito è di tutte le istituzioni che hanno partecipato, in primis lì la Protezione Civile, anche un ringraziamento all'amministrazione comunale e al sindaco Tranchita che ha messo a disposizione questo immobile. È stato un lavoro di squadra, un lavoro che secondo me dimostra quanto l'unità tra le istituzioni in questo momento sia necessaria. Sua Eccellenza, un traguardo obiettivamente in termini di tempistica, di organizzazione, di funzionalità, è questa l'organizzazione burocratica che ci piace? Assolutamente sì, abbiamo tagliato un nastro del traguardo virtuale e mi fa piacere che anche a Trapani abbiamo finalmente un hub vaccinale che possa contribuire a dare speranza a tutta la popolazione per superare questo difficile momento. Ho detto che è una luce e confermo che è una luce in questo momento veramente buio, che ormai è più di un anno che stiamo attraversando, e devo congratularmi con la Regione, con il Presidente Musumeci, perché è assolutamente, sta operando in maniera assolutamente sinergica con quelle che sono le indicazioni del Governo centrale, le sta trasfondendo qui in Sicilia e quindi, come è stato ricordato anche dall'assessore Razza, probabilmente e auspicabilmente dopo Pasqua noi potremmo dire di aver superato il guado.
Assessore, siamo ormai oltre la speranza, diciamo che se viene appunto riautorizzato il vaccino AstraZeneca, la Sicilia si rimette a correre e davvero ci stiamo credendo tutti, vista il completamento degli hub vaccinali in tutte le 9 province siciliane, che da qua a settembre la maggior parte dei siciliani saranno vaccinati. Ma io ne voglio essere intanto grato con la Protezione Civile, con l'ASP di Trapani per il lavoro che hanno svolto. E la vaccinazione oggi resta l'unico antidoto possibile contro il coronavirus. Siamo pronti, gli hub sono inaugurati e operativi e funzionanti in tutte le province siciliane. A questi aggiungeremo degli ulteriori punti di vaccinazione grazie al prezioso lavoro dei medici di medicina generale, alla rete della presenza delle farmacie sul territorio e soprattutto l'invito è ai cittadini. Abbiamo aperto alla vaccinazione degli estremamente vulnerabili. Sono 500.000 e già i primi 30.000 hanno prenotato la loro vaccinazione. Proseguire col prenotarsi, partecipare alla campagna vaccinale è importantissimo per ritornare il prima possibile ad una vita normale. Ben ritrovati in diretta con la seconda edizione del nostro notiziario. L'ente Luglio Musicale Trapanese prova a riavviare la macchina organizzativa e nel tentativo di dotarsi di professionalità adeguate ha emanato due avvisi esplorativi. Uno per l'affidamento dell'incarico professionale di addetto stampa e pubbliche relazioni e uno per l'incarico di consulente per la comunicazione e la cura dell'immagine visiva dello stesso ente. Ma per il consigliere comunale Giuseppe Lipari il lupo perde il pelo ma non il vizio. Oggi infatti ha presentato una interrogazione al sindaco proprio su questi due avvisi e noi lo abbiamo ascoltato. Troppo pochi i tempi per questi bandi del Luglio Musicale, consigliere Lipari. Ho presentato un'interrogazione perché su segnalazione di diversi addetti ai lavori insomma, si è rilevato che le tempistiche, le modalità che prevedono gli avvisi dell'ente Luglio Musicale per un incarico di addetto stampa e per l'incarico di addetto alla comunicazione e alla cura dell'immagine dell'ente Luglio rendono difficoltosa, se non addirittura impossibile, partecipare alla domanda. E i tempi sono strettissimi, addirittura in un caso 5 giorni con il weekend di mezzo. Sicuramente è necessario fare chiarezza, capire anche perché sul sito del comune si è pubblicato un solo bando e non anche l'altro, capire perché i tempi sono così stretti, capire anche perché c'è un errore rispetto al limite di ammissione massima dei preventivi, per cui non si capisce se è 2200 o 2500, e soprattutto capire se ci sono irregolarità, per quale motivo l'amministrazione, come suo solito fare in tema di società partecipate, non abbia ancora provveduto a informare l'autorità giudiziaria sulla questione. Proseguiamo con la cronaca. Per spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un minorenne in possesso di alcuni grammi di droga del tipo metanfetamina, nota come speed. Si tratta del primo ritrovamento di questo tipo nel nostro territorio. Vediamo. Un insolito andirivieni di persone, soprattutto di giovane età, anche a tarda sera dall'abitazione in cui viveva un 17enne, ha insospettito i carabinieri della stazione di Erice, facendo scattare la perquisizione. Sebbene il giovane, alla vista dei militari, avesse negato di essere in possesso di stupefacenti, l'infallibile fiuto del cane Ulisse ha individuato subito la pista giusta. Il pastore tedesco, infatti, che affianca l'attività del personale del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia, ha permesso ai carabinieri di trovare nascosto tra gli indumenti, all'interno di un cassetto di un armadio, un involucro di carta stagnola contenente circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina, comunemente chiamata speed. Si tratta del primo ritrovamento di questo genere di droga molto potente nella provincia di Trapani. Infatti da pochi grammi si possono ricavare numerose dosi che spesso vengono assunte da giovani disciolte in sostanze alcoliche. Quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre il giovane, anche in considerazione della tipologia di droga di cui era in possesso, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il centro di prima accoglienza Malaspina in attesa delle determinazioni della competente autorità giudiziaria.
A Trapani questa mattina il presidente della regione Nello Musumeci per l'inaugurazione del lab vaccinale, nessun rappresentante invece dell'amministrazione comunale. Con l'inaugurazione formale del lab di Trapani si conclude l'operatività degli hub in tutta la provincia di Trapani. Si è partiti da Palermo qualche giorno addietro ed oggi con Trapani appunto il piano di dislocazione dei centri vaccinali in tutta la regione siciliana è materialmente concluso. Il presidente Musumeci ha avuto parole di ringraziamento doverosamente nei confronti di quanti si sono spesi, soprattutto a partire dalla protezione civile regionale e ovviamente le varie ASP delle nove province siciliane che si sono appunto spesi per far sì che tutto ciò avvenisse in tempi rapidi. Una speranza, dice il presidente Musumeci, se oggi verrà certificato che il vaccino dell'AstraZeneca è assolutamente sicuro, ripartiremo in maniera massiccia con le vaccinazioni e chiederà assieme all'assessore Razza, queste sono parole del presidente Musumeci, a Roma di poter autorizzare la regione siciliana a dare il vaccino AstraZeneca a chiunque ne farà richiesta. Queste sono le proposte che ha lanciato oggi il presidente della regione siciliana. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dell'estate, quindi per i primi di settembre, a una vaccinazione di massa della regione siciliana. Nel frattempo Musumeci ha colto l'occasione della sua visita a Trapani per recarsi sempre in zona trapanese, dove c'è un vecchio ospedale, l'ospedale Rocco La Russa, assolutamente dismesso, abbandonato, preda dei vandali. Beh, questo sopralluogo, dice Musumeci, servirà a farci decidere di utilizzarlo, laddove fosse possibile ovviamente, come centro direzionale degli uffici della regione. Questo è un altro obiettivo, dice Musumeci, spendiamo troppi soldi per gli uffici regionali in tutta la Sicilia, la nostra intenzione è quella di dotare ogni capoluogo di un centro direzionale complessivo e perché no, utilizzando appunto gli immobili che sono già della regione, come nel caso di Trapani, l'ospedale, il vecchio ospedale Rocco La Russa. Una cerimonia sentita, quella di stamattina qui a Trapani. È tutto, è buona salute a tutti. Tutti avvertiamo l'esigenza di uscire dal tunnel. Un grazie al direttore generale dell'ASP per avere perfettamente coordinato il lavoro con il direttore del Dipartimento nostro di Protezione Civile, Salvo Cocina, che con i suoi funzionari e i suoi volontari ha allestito questo spazio, per il quale ringrazio l'amministrazione comunale, perché anche qui, come nelle altre città capoluogo, il comune ha messo a disposizione gli spazi in cui allestire il punto vaccini. Noi speriamo che oggi pomeriggio venga ufficializzata l'autorizzazione dell'Agenzia per il Farmaco a favore di AstraZeneca, una volta accertata la inesistenza di correlazione fra purtroppo le perdite umane degli ultimi giorni e la somministrazione del vaccino. Se così dovesse essere, se cioè dovesse tornare ad essere autorizzata l'AstraZeneca, noi potremmo davvero cominciare alla grande la campagna di vaccinazione. Anzi, con l'assessore Razza abbiamo pensato di dover proporre a Roma, per recuperare i giorni perduti e non certo per colpa delle regioni, di poter somministrare AstraZeneca a chi si accosta, a chi ne fa richiesta.